Prima di iniziare vi dico che ho aperto un account Ko-fi, così se volete potete sostenere attivamente il canale. Buona visione. Dopo essere quasi alla fine con le missioni principali di Nuka World e aver ridato la corrente al parco, potremo accedere a questa porta all'interno del mondo del ristoro tramite un terminale che senza corrente altrimenti non starebbe funzionando. Varcata la soglia verremo immediatamente attaccati da delle torrette laser, ma oltre l'ascensore che difendono si trova un laboratorio. Qui si svolgevano esperimenti abbastanza particolari che non ci si aspetterebbe in un parco divertimenti. Però ci arriveremo tra poco dopo aver letto e dopo avervi parlato di John Caleb Brad Burton. L'ho menzionato in dei video passati perché era il CEO e fondatore della Nuka Cola. A Nuka World troviamo il suo ufficio con un terminale che ci racconta delle cose interessanti sul progetto Cobalto. Per accedere qui dovremo prima essere andati a parlare con Sierra, una grande fan del signor Brad Burton e della Nuka Cola, e aver completato la missione che ci avrà dato chiamata Un Cappi in un Pagliaio. Per questa dovremo indossare degli occhiali a tema che ci ha dato e andare alla ricerca di questi graffiti di cappi che altrimenti sarebbero sfocati. Sono 10 e si trovano in tutta la mappa di Nuka World e non sono proprio facilissimi da scovare. Tutti insieme formano la parola refreshing, dissetante, e ci permetteranno di aprire la porta per l'ufficio di Brad Burton. Oltre a questo c'è anche una porta segreta da trovare. Arrivati al piano superiore, nel suo ufficio c'è un terminale dove viene appunto menzionato il progetto Cobalto. Innanzitutto il concorso dei cappi nascosti avrebbe portato il vincitore in questo ufficio e a Brad Burton non andava per niente bene. Questa iniziativa l'aveva presa un certo Peyton Huxley, un suo stretto assistente, ma il capo pensava che ciò avrebbe potuto avere ripercussioni negative sul progetto Cobalto. Fatto sta che non sappiamo ancora cosa sia questo progetto Cobalto. Peyton, l'assistente, annullò anche gli appuntamenti di Brad Burton per tutta la seconda metà dell'anno 2076, diede la sua cartella clinica al team del generale Braxton dell'esercito e tutte le altre copie furono distrutte. Inoltre, sempre l'assistente scrisse questo direttamente a Brad Burton: signore, se ne uscirà bene, forse non potrà più parlare in pubblico. Troveremo una soluzione, ovviamente, ma la sua presenza è stata la forza trainante della Nuka Cola Corporation fin dall'inizio. Se questo dovesse cambiare, sarebbe una grossa perdita. Qualsiasi cosa Brad Burton stesse tramando era degna di questo avvertimento e c'entrava con l'esercito degli Stati Uniti. Nella cassaforte dell'inventore della Nuka Cola troviamo un ololastro proprio tra lui e il generale Braxton. Mi ascolti bene, Brad Burton? Non ho fatto tutta questa strada per sentirmi prendere in giro. O accetta di entrare nel progetto Cobalto, o me ne vado seduta stante. Generale, non si tratta di decidere il nuovo colore del nostro prossimo gusto. Mi state chiedendo di passare i miei laboratori e i miei esperti nelle mani della vostra squadra. Esigo garanzie sull'adeguato trattamento della mia gente e delle mie strutture. Sappiamo entrambi che sono un mucchio di stronzate! La smetta di trattarmi come uno dei suoi concorrenti analcolici. Io rappresento l'esercito degli Stati Uniti. Ho già detto che verrà adeguatamente ricompensato. Ora, andiamo al punto e mi dica che cosa hai in mente. Bene. Voglio entrare nel programma militare LIP-X. Cosa? E lei come lo sa? Diciamo che in questa stanza lei non è l'unico ad avere un certo peso negli ambienti. Washington. Seguo il programma dalla sua fondazione e devo ammetterlo, è impressionante. Mantenere un umano in uno stato di immortalità attraverso una macchina? Dai militari non me lo aspettavo. Facciamo così. Lei mi inserisce in lista d'attesa per il programma LIP-X e io firmo quello che vuole. Caro John, lei è un figlio di puttana fatto e finito. E non mi aspettavo che avesse paura della morte. Se conosce così bene il LIP-X, allora saprà che è ancora in fase embrionale. Ci vorrà molto tempo. Non si preme un interruttore e si diventa immortali in un istante. Non provi a dissuadermi. Sappiamo entrambi che il nemico sta sviluppando armi chimiche e biologiche e che i miei esperti sono i chimici organici migliori al mondo. Il nostro paese partecipa a una gara dove il secondo posto non è ammesso. Perciò rifletta. Mi sarebbe piaciuto. Può davvero permettersi di negarmi qualcosa? Così, per vedere. Aveva previsto tutto ancor prima del mio arrivo, vero? E va bene. La farò entrare nel programma LIP-X. Appare fatto. Sa una cosa? L'immortalità sembra fatta su misura per lei. Sarebbe un peccato sprecare tutto questo ego.
Quindi, il progetto Cobalto è un'iniziativa militare per cui Brad Berton avrebbe offerto strutture di ricerca ai scienziati che lavorano per lui in cambio di poter entrare nel progetto LeapX, progetto capace di mantenerlo in vita per sempre, pare. Trovato un pulsante nascosto nell'ufficio, si aprirà una porta che conduce a un Vault sotterraneo a tutti gli effetti. Brad Berton aveva comunicato con la Voltec per farselo costruire. Il Vault non ha numero perché è un Vault privato solo per lui. E quella è la sua testa. Il CEO della Nuka-Cola è rimasto qui per 200 anni, solo e senza la possibilità di muoversi. Il generale non lo aveva avvisato delle controindicazioni del progetto LeapX, che può conservare solo parte del corpo umano e non tutto, anche se l'idea iniziale era quella. Chi sei? È da tanto tempo che non vedo un volto umano. Avevo perso ogni speranza. Ma conservare un'intera persona avrebbe richiesto troppa energia e componenti speciali, quindi il compromesso è stato il poter preservare fino a poco meno di 7 kg di materia organica, equivalenti alla parte della testa. Ma che ti è successo? Ho fatto un patto con il diavolo, ma ai tempi non lo sapevo. Tutta colpa del generale Braxton, maledetto. Progetto Cobalto l'ha chiamato. In cambio dei miei progetti per nuove armi, lui mi avrebbe allungato la vita con la sua tecnologia. Che sciocco sono stato a fidarmi di lui. Non mi ha mai detto che questo era il prezzo da pagare. Ho pagato il prezzo della mia ingenuità. Un'arma? Perché un genio che ha reso così felice il mondo dovrebbe creare qualcosa di distruttivo? Il genio è inquieto per natura. Deve spaziare, cercare nuove sfide, varcare nuovi confini. Perciò, sì, un'arma. Doveva essere una variante a tecnologia quantica del lanciarazzi tattico standard. I prototipi sono conservati proprio in questa stanza. Potete averli, ma a una condizione. Voglio che spegniate la macchina che mi tiene in vita. Voglio morire. Avremo due scelte con Brad Berton. Lui ha espresso il volere di morire e noi potremo aiutarlo, tenendoci delle armi in cambio. Armi create grazie al progetto Cobalto. Questo era lo scopo finale. Se lo uccidessimo potremmo prendere direttamente il bottino, siccome quando la macchina che lo tiene in vita viene spenta, la stanza dei prototipi si apre automaticamente. Se invece lo terremo in vita, riceveremo in cambio da Sierra una tuta Nuka-Cola edizione limitata. È vero che ci ha proposto lui di staccare la spina, ma se non lo faremo andando contro la sua volontà, sarà poi contento in realtà di avere finalmente del contatto umano. Brad Berton è o era tutt'altro che una bella persona. Voleva vivere per godersi il mondo fino all'ultimo e per farlo ha dirottato i soldi che sarebbero invece dovuti essere usati per il parco divertimenti. Il personale se ne lamentava, ma a lui non importava. I soldi e il parco non serviranno a nulla quando il mondo sarà un cumulo di macerie fumanti, pensava, ovviamente senza all'epoca sapere che sarebbe finito così. Ciò che possiamo ottenere se assecondassimo il suo volere sarebbero il lanciarazzi Nuka Nuke e i suoi proiettili. Tutto questo è stato creato in un laboratorio che lavorava al progetto Cobalto, proprio dove stavo entrando all'inizio del video. Quindi ora torniamo lì. Brad Berton abbiamo detto che lo fece creare e ci mise a lavorare i cosiddetti curatori delle bibite. Il team era formato da 4 scienziati e qui inizia, come potete immaginare, la loro storia. I 4 erano Kevin Bennell, Edmund Medford, dottoressa Ruth Levitt, anche detta Kate, e il capo, Rex Mitchum. Gli scienziati lavorarono full immersion al progetto Cobalto prima della guerra, arrivando a stare 3 settimane consecutive chiusi qui dentro. Per questo motivo ci sono 4 camere da letto private. E ormai, se avete visto altri miei video, avrete già intuito che se c'è qualcosa che potrebbe essere andato storto, lo farà. Scopriremo infatti che ogni scheletro qui dentro ha un significato. Rex era contento del team e della fiducia di Brad Berton, che aveva investito molto in questo laboratorio, fornendolo anche di un reattore dedicato. Il capo degli scienziati mostrava i dati a Brad Berton, chiamandolo addirittura con le iniziali JC per far vedere che erano in confidenza, e li mostrava anche al generale Braxton, che infine approvò la continuazione del progetto militare. La dottoressa Kate Levitt però non era contenta quando Rex spostò la squadra di curatori delle bevande a lavorare solamente al progetto Cobalto. Questo team ha inventato la Nuka-Cola Quantum, ma come sottoprodotto degli esperimenti a scopo militare. Il team scoprì infatti che un derivato dell'isotopo dello stronzio 90 creava un bagliore blu brillante che funzionava bene come additivo alimentare se adattato al consumo. Rex nel suo terminale scrive: seguendo i nostri primi
primi dati abbiamo optato per un derivato dello stronzio 90. È stato un successo immediato. Le armi a cui abbiamo applicato il nuovo materiale blu astro sono migliorate oltre ogni aspettativa. Ironia della sorte, con una piccola modifica nella sintesi abbiamo ottenuto un additivo stabile e abbastanza sicuro con cui dare alle bevande un bagliore azzurro assolutamente unico. Inoltre convinse Kate a non lasciare la squadra, dandole il compito di lavorare sullo sviluppo della nuova bevanda, siccome lei non voleva lavorare su delle armi. Ma gli altri tre scienziati, Rex, Kevin ed Edmund, continuavano invece a lavorare al progetto Cobalto. Rex Meacham chiamò il prodotto con applicazioni militari Quantum e a Brad Berton piacque talmente tanto da chiamare la nuova bevanda appunto Nuka-Cola Quantum. In una mail nel terminale dell'ufficio di John Caleb, Ruth o Kate spiegava che l'isotopo era molto radioattivo e ottimo per le applicazioni militari che volevano, ma lo avvertiva anche del fatto che la Quantum non era ancora pronta per il mercato. Infatti uno degli effetti collaterali era che l'urina dei consumatori diventava luminescente. C'è a chi questa particolarità piaceva, è vero, ma lei pensava fossero necessari altri accertamenti. Rex, riguardo la stessa cosa, nel suo terminale scriveva: «I ragazzi del laboratorio di Washington DC ci hanno dato una mano con i test sugli esseri viventi. Gli isotopi non erano male, ma hanno causato alle cavie problemi di ogni tipo. Con l'isotopo CE774, tuttavia, abbiamo ottenuto i risultati desiderati. Nessun morto, solo qualche caso di vertigini e altri effetti collaterali minori. È nato un nuovo aroma». Insomma, punti di vista diversi. A Rex non interessava della salute dei soggetti, a Kate sì. Il terminale nel laboratorio e quello nell'ufficio di Brad Berton si collegano molto bene. Le cavie su cui testare la nuca con la Quantum a Washington erano umani e nel terminale di Brad Berton viene scritto che il suo assistente aveva mandato Nuka condoglianze proprio alle famiglie delle cavie, al che il capo della Nuka-Cola commenta: «E ancora di più mi sono piaciute quelle belle paroline scritte in piccolo sull'informativa sui rischi per la salute da loro firmata prima di cominciare. Ci hai fatto risparmiare miliardi, sei un vincente, Peyton». E come ricompensa, John Caleb Brad Berton ha regalato al suo assistente una macchina Corvega Quantum Blue. Insomma, anche Brad Berton non era tanto sensibile e ci sta che abbia scelto Rex come capo scienziato per il progetto Cobalto e che i due andassero d'accordo. Kate, che già non voleva partecipare agli studi visti questi comportamenti cinici da parte di chi la circondava, non ce la fece più. Prima non voleva essere associata alla costruzione di armi, ma dopo aver anche capito con che tipo di persone lavorava, la sua voglia di lasciare il progetto divenne una decisione. Troviamo tre alunastri che ci raccontano cosa accadde tra queste pareti. Questa è una conversazione tra Kate e Rex Meacham, appena dopo che lei scoprì che avrebbe lavorato per un progetto militare. Volevi parlare? Parliamo. Non usare quel tono con me, Rex. Sai bene perché ho bisogno di parlarti. Hai detto a Brad Berton che la nostra squadra avrebbe lavorato al progetto Cobalto senza consultarti con gli altri. Non dovevo consultarmi con nessuno. Sono il curatore capo delle bibite, ricordi? C'è un motivo se JC ha scelto me come responsabile. Sa che prendo decisioni molto difficili e lo faccio in fretta. Ma ti senti? JC, cos'è? È diventato il tuo migliore amico. Quando parli così ti immagino vestito di velluto con un bicchiere di brandy in una mano e un sigaro nell'altra. Che ti è successo, Rex? Eri un esempio per me. E adesso vuoi infilarti nel letto dell'esercito americano. Ho scelto questa squadra per fare felice il mondo, non per creare armi di distruzione di massa. Sai cosa c'è, Kate? Mi aspettavo molto di più da te. Pensavo che avresti smesso di gingillarti con le bibite e saresti entrata nel mondo dei grandi. Vado dritto al punto. O la pianti con queste esternazioni isteriche e torni con noi sulla Terra, o sei fuori dal progetto. Al diavolo, Rex. Avrai le mie dimissioni per la fine del mese. Nel secondo lunastro, Kevin, uno degli altri scienziati, e Rex parlano della situazione con Kate. Allora, Rex, cosa dice la dottoressa Levitt? Quello che mi aspettavo. Non parteciperà al progetto Cobalto. Non le hai detto quanto è importante per il paese? Non si è accorta che siamo in guerra? Non ci siamo nemmeno arrivati a quel discorso. È ancora convinta che qui facciamo le bibite, ma si può. Ed è un peccato perché è il miglior chimico biologico che abbiamo. Da oggi in poi dovremo contare sul dottor Medford. Un momento. Se ne va? Vuole abbandonare tutto? Non solo abbandonerà il progetto, ma verrà esclusa da tutta l'industria. Quando ho detto a JC della nostra chiacchierata, è andato in bestia. Dice di aver investito tanto sulla dottoressa Levitt e lei lo ripaga in questo modo. Quell'uomo ha le mani ovunque, Ken. Un paio di telefonate e a novembre la dottoressa potrà mettere via il suo bel camice. Brutto.
brutta storia. Ricordami di non fare mai incazzare Brad Burton. Nel terminale di Rex scopriamo che voleva incontrare Brad Burton, ma l'assistente Peyton gli disse che il CEO della Nuka-Cola era malato. Noi invece sappiamo che probabilmente aveva iniziato la partecipazione al programma Lipix, quindi non sarebbe stato disponibile. Prima che Kate potesse dare le dimissioni, caddero le bombe. Tutti quattro erano qui sotto quando sopra il mondo spariva. La porta era bloccata, chiusa per l'emergenza, e loro quindi non potevano scoprire cosa era successo in superficie. Nel laboratorio non sapevano cosa fare, iniziò la disperazione. Uno di loro era Edmund Medford si tolse la vita impiccandosi nella sua stanza. Tutti capivano che c'era qualcosa che non andava, ma Rex non capiva o non voleva capire che in superficie il mondo era crollato. Lui voleva continuare il progetto, non gli importava di nient'altro. Non mi interessa se Brad Burton ti ha fatto papa. Non mi direi più quello che devo fare. Siamo qui da settimane. Non c'è più nessun Brad Burton. Non c'è più nessun Nuka World. Non c'è più niente. Non lo capisci, Rex? Siamo finiti. L'umanità è finita. Forse siamo rimasti solo noi e tu vuoi continuare a lavorare a questo cazzo di progetto? Svegliati, Kate. Non hai idea di cosa sta succedendo là fuori. Sopra di noi potrebbero esserci i soldati cinesi e non lo sapremo mai. Il progetto Cobalto può salvarci. Salvare noi e l'America. Dobbiamo continuare il lavoro. Perché non la smettete di litigare? Dobbiamo darci una regolata se vogliamo sopravvivere. Kate, forse Rex ha ragione. Concentriamoci sul lavoro. Non pensiamo a quello che c'è o non c'è fuori. Nessuno di noi vuole fare la fine del dottor Medford. Quello che è successo a Medford è una vergogna, lo ammetto. Ma almeno era concentrato sul lavoro. Il punto è che aveva perso la testa. Era debole. Ha lasciato che le emozioni prendessero il sopravvento. Non voglio che succeda anche a te. Voi siete matti. All'inizio pensavo fosse una questione di entusiasmo, ma mi sbagliavo. Siete completamente matti. Perché non tirate fuori le registrazioni segrete su di noi? Sì, quelle di cui secondo voi non sapevamo niente. Ascoltate quello che avete detto nelle ultime settimane e sentite quanto sembrate pazzi. Sapete che vi dico? Adesso basta. Basta voi e basta nascondermi qui aspettando che usciate di testa completamente. Allontanati dai comandi della porta, Kate. Non sto scherzando. Una pistola? E cosa ci vuoi fare? Vuoi spararmi? Siamo arrivati a questo. L'ho detto 2 mesi fa e lo ribadisco. Vaffanculo, Rex. E addio. Oh mio Dio, le hai sparato, eh? È morta. Dovevo farlo, Kevin. Non mi ha lasciato altra scelta. Sistemiamo questo casino e rimettiamoci al lavoro. Questo è il corpo di Kate. Nelle note nel terminale di Rex, lui la chiama Ruth, che sottolinea più distacco. Il nome Kate era infatti usato da persone più in confidenza con lei. Ruth è morta. Ho dovuto farlo. Non avevo scelta. Stava per compromettere l'intero laboratorio. Finché non saprò cosa sta succedendo lassù, finché non saprò con certezza che sono state lanciate le bombe, non posso permettermi di aprire quella porta. Per nessun motivo, Ruth. Mi dispiace tanto. Non ti dimenticherò. Ma soprattutto, ci dice cosa è successo agli altri. Le ultime 2 settimane sono state folli. Alla fine il nemico ha dato di matto e ci ha bombardato. Ruth è morta ed Edmund si è impiccato. Mentre scrivo queste righe, fatico ancora a metabolizzare tutto. L'unica cosa che posso fare è continuare a lavorare al progetto Cobalto. Se è in corso una guerra, potremmo essere l'unica speranza del paese. Ho fatto regolare l'isotopo a Kevin, visto che è ancora troppo instabile per farlo usare alle truppe, se solo avessimo avuto più tempo. E cosa successe a Rex e Kevin, gli ultimi 2 rimasti? Kevin si ribellò a Rex 1 anno dopo comunque aver continuato a lavorare al progetto Cobalto. Credevo che Kevin fosse dalla mia parte sul progetto Cobalto. Siamo stati al sicuro qui sotto per oltre 1 anno e di sicuro potevamo resistere almeno altri 6 mesi. Invece, pianificava da tempo di abbandonare il laboratorio passando dallo scarico del reattore di emergenza, probabilmente per vendere il mio lavoro al nemico. Non potevo lasciarlo andare. So di averlo colpito più volte quando gli ho sparato mentre entrava nella galleria. L'emorragia e le radiazioni finiranno il lavoro. Se l'è meritato. Traditore. Andremo a controllare nella galleria del reattore, ma prima vediamo
vediamo il corpo di Rex di fianco allo schema del progetto Cobalto, alle armi create e a una nota. Finalmente ci siamo. Nonostante la codardia e il tradimento dei miei colleghi, ho completato la ricerca bellica sulla Quantum. Ho già informato i militari, perciò è solo una questione di tempo. Non mi sentivo così bene dall'ultima volta che ho seguito Bennel nel reattore. Starò qui a riposare mentre attendo la squadra di recupero. Quindi capiamo che si sentiva bene a fare del male, poi che ha avvisato dei militari ma non hanno mai ricevuto il segnale. È sempre rimasto con l'illusione che in superficie ci sarebbe stato qualcuno che lo avrebbe salvato. Lo schema di progetto ci permetterà di creare e modificare le armi che vediamo qui. Gli altri prodotti del progetto Cobalto sono stati il lanciarazzi Nuka Nuke e le sue munizioni che vi ho mostrato prima e l'armatura atomica Quantum che si trova allo Star Control. Tutto questo è stato creato qui da questi quattro scienziati che ci hanno lavorato. A proposito, manca il corpo di Kevin. È davvero stato ucciso da Rex? Se ci addentriamo nel tunnel dietro al reattore, stando attenti alle radiazioni, ci troveremo nelle gallerie del personale e in una rientranza a destra del percorso troviamo lo scheletro di Kevin, con attorno delle cartelle e due Nuka con la Quantum. È proprio lui, morto per i colpi d'arma da fuoco e le radiazioni. Con il terminale qui potremo aprire la grata in fondo al tunnel per trovarci al Kid di Kingdom. È un percorso di collegamento appunto tra il Kid di Kingdom e il mondo del ristoro. A proposito, nel mondo del ristoro, per promuovere la nuova Nuka con la Quantum, addirittura prima di essere certi che non fosse tossica, tinsero di colore blu fosforescente il fiume. Questa è la storia del progetto Cobalto. Come al solito, fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima. Benvenuti nel mondo dissetante di Nuka Cola. Oggi con un fiume di Nuka Cola Quantum. Doppie calorie, doppi carboidrati, doppia caffeina e doppio gusto. E ammirate il suo incredibile colore blu, brevettato!